Una puntata dell'approfondimento, trasmissione prodotta da Confartigianato Imprese Taranto per il canale mediatico ConfaTV, che si occupa della sofferenza, delle doglianze, delle attività commerciali chiuse drasticamente o severamente limitate in nome delle prescrizioni anti-Covid. Provvedimenti che certamente uccidono l'economia, la microeconomia in modo particolare, e c'è un fatto davvero incredibile: le chiusure aumentano e parimenti aumentano anche, proliferano i contagi. Evidentemente questa misura delle chiusure drastiche non paga, non funziona, non porta benefici. Certamente quelle categorie che vengono chiuse non sono gli untori. E in questa ottica, qui proprio dinanzi alla prefettura di Taranto, in via Anfiteatro, c'è una interessantissima e significativa iniziativa, manifestazione di Confartigianato Taranto. Ascoltiamo il pensiero degli operatori commerciali, sondiamo il loro umore, la loro rabbia, la loro sofferenza. Buongiorno, eccoci, abbiamo una rappresentante che mostra un manifesto appunto di lutto, manifesto funebre. È venuta a mancare la mia attività a causa di un governo incompetente. Taranto, 8 aprile 2020-2021, a distanza appunto di un anno dalla prima chiusura, si ringrazia quanti parteciperanno al dolore. Beh, sono provvedimenti davvero illogici perché non hanno prodotto niente. I contagi, come detto nell'apertura, aumentano come se voi foste aperti, quindi il problema non era quello dell'apertura o della chiusura. Infatti il problema credo non sia il nostro, perché a distanza di un anno ci hanno fatto richiudere, i contagi sono riaumentati anche di più. Io parlo da cittadina di Massafra, lavoro in un salone a Massafra e i contagi da noi sono alle stelle. Io non capisco cosa stiamo sbagliando, non credo nulla. Credo che i contagi ci sono perché c'è anche l'abusivismo. Noi chiusi e c'è gente che comunque va in casa a lavorare, a fare i capelli. Io parlo da dipendente. La solita logica dei dritti e dei fessi. Eh sì, si dice a Massafra, ci si festa, s'attaccast. Noi chiusi qui a manifestare e c'è gente che sta continuando a lavorare, a fare i propri cose. Impunita, sventolano le bandiere di Confartigianato Imprese Taranto, un'organizzazione di categoria che sta davvero vicina agli operatori commerciali, un'assistenza burocratica, un'assistenza appunto alle attività imprenditoriali, un'assistenza alla resistenza, alla protesta civile e democratica. Dopo il flash mob, dopo la manifestazione che si è tenuta sulla rotonda del lungomare, ancora una protesta, perché l'economia non si può uccidere, non si possono uccidere imprenditori, non si possono uccidere dipendenti e insieme a loro non si possono uccidere famiglie. Certo, non si possono uccidere famiglie, cioè siamo ancora qui disperati stavolta, nel vero senso della parola, e aspettiamo che qualcuno ci dia delle spiegazioni giuste stavolta. Lì ha una attività di parrucchiere. Chiara in via Dante, sono Hairstyle Anna Greco. Ci siamo già incontrati, lo scorso anno e non è cambiato nulla. Marzo 2021, da un governo all'altro, incompetenza su incompetenza, produce morte dell'economia. Esattamente, siamo ancora qui a dire sempre la stessa cosa, ma vedo che non è che ci ascoltano molto, purtroppo non ci ascoltano. Ecco, mentre stiamo parlando con la signora,
vediamo proprio in presa diretta l'urlo disperato, la rabbia, vogliamo lavorare, e il grido di disperazione perché la carta costituzionale prevede il diritto al lavoro. Vogliamo lavorare e pagare le tasse, vogliamo i nostri diritti, come tutte le attività. Siamo necessari per il benessere psicologico della gente. Vogliamo aprire i nostri saloni, vogliamo lavorare con la sicurezza, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo pagato medici, ingegneri, vogliamo lavorare per tutto, per tutti, dipendenti, famiglie, tutti. Questo è il nostro grido, come tutti quanti. Bene, vedete, l'esasperazione è tanta, è un'esasperazione comprensibile. Il diritto al lavoro conculcato, poi ci si domanda perché verso queste attività ci sia il bando, quasi fossero degli untori, e poi altre attività possono tranquillamente produrre e vendere. Una logica di figli e figliastri, dicevo, è strano che alcune attività siano colpite, debbano chiudere, e altre invece siano libere. Questo, per carità, non vogliamo applicare la logica di figli e figliastri, però la giustizia deve essere uguale per tutti. Diciamo, le misure non devono fare discriminazioni. Lei che attività? Io sono una parrucchiera, ho un salone. Ebbene sì, un salone a Mottola, non è per pubblicità, ma io sono qui con tanti colleghi, parrucchieri, estetisti, tatuatori, e non è giusto che non ci fanno aprire le nostre attività, sono sicure. Abbiamo investito tanti, tanti soldi, non è mai uscito dai nostri saloni una cliente che ha contratto il virus. Quindi questo sono qui oggi a dire, che le nostre attività sono le più sicure. Noi non vogliamo, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma vorremmo capire perché i supermercati fino alle 20 possono essere aperti, e quindi c'è un via vai terribile nei supermercati. Terribile. Però poi le altre, e per carità, non vogliamo fare la guerra ai supermercati, alla grande distribuzione, ci mancherebbe, però evidentemente c'è una disparità. Allora non vogliamo uno Stato, un governo che si faccia forte con i deboli e debole con i forti. Assolutamente, noi paghiamo le tasse e le stiamo pagando normali, con tante spese, fitti, abbiamo famiglie, abbiamo figli, abbiamo da mantenere, tutte queste spese che il governo non ci sta aiutando. Non vogliamo i ristori, vogliamo aprire l'attività, è sicura la nostra attività, noi lavoriamo una persona per volta. E avete investito tanto in strumenti atti a rispettare le prescrizioni tecniche anti-Covid. Tutto, abbiamo fatto anche ossigeno, ozonoterapia, abbiamo disinfettato, abbiamo pulito i nostri saloni che erano già disinfettati. Noi lavoriamo in sicurezza, noi dobbiamo aprire, non vogliamo ristori. Sì, se ce li danno è meglio, però noi dobbiamo lavorare, dobbiamo aprire, perché ci hanno detto che le nostre attività non sono importanti. Per quale motivo? Perché noi siamo come tutti gli altri, supermercati, artigiani, commercianti, noi lavoriamo in sicurezza, noi abbiamo investito la nostra vita nei nostri saloni, la nostra salute. Forse lo Stato vuole che dobbiamo lavorare a nero? Vuole lavorare a nero? Noi non lavoriamo in nero! Noi non lavoriamo in nero, no. Ma voglio dire che lo Stato sta incrementando il nero! Non è possibile andare avanti così! Non è possibile vedere ragazze con le borsette che vanno in casa dove la sicurezza non c'è! Non c'è la sicurezza! Basta! Sanificazione! Scopri scarpe! Igienizzante! Ah, ma che cazzo volete più? Bravo! Andate a Piazza Fadini, andate a vedere! Assemblamenti di anziani senza mascherina! Lì non c'è nessun controllo, no? Tutto il controllo è tutto da noi! Ma andate a fanculo! Perché se andiamo avanti così io lavorerò a nero! Perché non ho un soldo! È una
protesta legittima e sacrosanta, anche con qualche parola un po' spinta, ma l'esasperazione è tanta. Non lo Stato. Non abbiamo un uomo che ci mantiene, non abbiamo. Noi dobbiamo aiutare pure i figli che sono disoccupati. Non è possibile! Il governo italiano poi non deve lamentarsi quando accadono episodi di esasperazione, clima agitato e surriscaldato come è capitato a Milano e come è capitato a Roma. Condanniamo ogni forma di violenza, di strumentalizzazione, però l'esasperazione è tanta. La gente chiede soltanto di poter lavorare e portare il pane a casa, né più e nemmeno, un diritto che questo governo, come il precedente, hanno messo sotto i piedi, letteralmente. Gente che vuole agire, vivere nella legalità, rispettare le prescrizioni, pagare le tasse, non essere in nero e poi vedersi scavalcata da chi agisce nel nero e chi agisce nella illegittimità e nella illiceità. Non deve esistere un'Italia di dritti e di fessi. Avrei voluto che in questa manifestazione ci fossero stati anche rappresentanti degli enti locali, comune, provincia, regione, parlamentari, perché bisogna tastare con mano il polso, ascoltare la voce, il grido di disperazione di un popolo che vuole soltanto il diritto alla vita, e il diritto alla vita si può realizzare attraverso il lavoro, nulla di più. Scusa, i focolari dove sono? Dove sono stati i focolari? Ospedali, RSA, poste, in tutte le parti dove magari lì non c'è stato nessun caso. Mi domando come mai si faccia la voce forte con i dipendenti, con certe attività come quella dei parrucchieri, degli estetisti, dei tatuatori e così via, e altre attività, e poi con Ilva ArcelorMittal non si fa nulla, non si tocca il colosso d'acciaio, lì ci sono contagi, c'è un via vai enorme, però lì vige il silenzio, perché quella è acciaieria di Stato, è strategica la produzione ed è intoccabile, invece i poveri disgraziati possono essere schiacciati e vessati. Venite a controllare nei nostri saloni. Ma vengono. Venite a controllare, vedete come lavoriamo, quante persone entrano nei nostri saloni e cosa abbiamo investito per lavorare onestamente. Noi non lavoriamo in nero, noi paghiamo le tasse, noi paghiamo tutto e nessuno ci sta dando la possibilità di avere la dignità di lavorare. Questo lo sanno. Bene, ci spostiamo a un altro cartello molto significativo. Stanchi di essere trattati come evasori. Noi artigiani siamo il motore pratico dell'economia italiana. È vero, perché se consideriamo gli artigiani, se consideriamo la microeconomia, è di fatto, come dire, un dentello di quell'ingranaggio che si chiama economia del paese Italia. Se queste rondelle, chiamiamole così, che sono appunto le piccole imprese, vengono bloccate, si blocca l'orologio. Immaginate un orologio, un sistema in cui noi blocchiamo qualche rotellina, alla fine si blocca l'orologio. È questo che lo Stato italiano vuole fare colpendo le piccole imprese? Siamo qui quest'oggi anche per ribadire questo, perché noi artigiani non ci calcolano nessuno, siamo l'ultima ruota del carro, come si suol dire. Quindi siamo qui per dire, possiamo lavorare veramente in tranquillità come abbiamo dimostrato, dove non ci sono contagi nei nostri saloni, dove abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ci siamo indebitati e alla fine di tutto questo ci hanno richiuso anche in zona rossa. Noi non diciamo che il problema non c'è, non esiste, il problema c'è, esiste, ma possiamo lavorare in tranquillità, perché l'altra faccia della medaglia è che il lavoro nero è stato incrementato e purtroppo anche noi che abbiamo i saloni chiusi già da un mese e abbiamo famiglie, bambine da mantenere, dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare, perché quando in una famiglia inizia a mancare il pane bisogna darsi da fare. Allora noi chiediamo al governo, a chi ci deve tutelare, di farci aprire, perché noi lavoriamo in sicurezza. Impresa diretta.
non vogliamo essere dei delinquenti o lavorare a nero. Noi abbiamo i saloni, abbiamo tutto quello che ci hanno detto di fare, abbiamo igienizzato, abbiamo pulito, abbiamo fatto tutto, alla fine ci hanno richiuso. Questa è una cosa indegna, indecorosa per un paese che vuole essere civile, che di civile ha poco. Quindi noi chiediamo lavoro, chiediamo di farci riaprire in sicurezza come abbiamo dimostrato. In presa diretta abbiamo Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, un amplificatore, un megafono materiale ma anche morale nei confronti di queste imprese. È importante il ruolo che un'organizzazione di categoria come Confartigianato Taranto svolge, perché si tratta di dare, lo ripeto, un supporto materiale, burocratico, ma in questo momento anche morale, rispetto ad uno Stato che davvero vuole esasperare gli animi e vuole negare il diritto sacrosanto al lavoro sancito dalla Costituzione. Cambiano i governi, siamo passati dal governo Conte al governo Draghi. Marzo 2020, marzo 2021, l'olocausto della piccola impresa continua. Ma noi ci stiamo solo cercando di veicolare questa rabbia, questo disappunto delle nostre imprese. Possiamo ben poco, perché qui l'unica persona competente, cioè l'unica entità competente è il governo. Il governo che ha tolto queste imprese dall'allegato 24, poi ce le ha rimesse, poi ce le ha ritolte. Il problema è che in tutti questi passaggi non ci sono fondi, non ci sono soldi, perché loro sono piccole imprese, il meccanismo dell'ultimo decreto di sostegno è estremamente farraginoso. Eh sì, perché questo nuovo meccanismo va oltre, cioè tu devi fare delle medie di perdite del 30%, abbiamo fatto dei calcoli, molti stanno al 20, al 25, quindi verranno fatti fuori. Credo che sia stato fatto anche, come dire, dolosamente, scientemente da parte del governo per stringere la cinghia per quanto riguarda i ristori in altre parti del mondo, in altri paesi europei, penso per esempio alla Germania, lì c'è il lockdown, ci sono le chiusure drastiche, ma ci sono ristori adeguati, ristori pesanti. Qui invece si sta €10.000. Io ho parenti in Germania. Paolillo, e invece €10.000 hanno preso a impresa. E invece qui, dicevo Paolillo, i ristori sono assolutamente insufficienti e in questo modo si soffoca l'economia. Ma questa gente non sta qui per chiedere soldi, non interessa i soldi dello Stato. Questa è gente che guadagna del suo lavoro, con le sue mani, con la sua creatività. Quindi i soldi non gli interessa, loro gli interessa poter lavorare. Siccome il patto era mettetevi a posto, fate in modo che si prendano tutte le precauzioni, gli hanno fatto fare degli investimenti, c'è chi si è indebitato, c'è chi non ha la possibilità di pagare quei debiti in questo momento perché poi li hai fatti chiudere. Il meccanismo è questo, stiamo parlando di gente che non ha bisogno dell'assistenza, non sta qui a chiedere lavoro perché loro lavoro ce l'hanno di proprio, sono degli artigiani, dei lavoratori autonomi e non si capisce il perché per questo eccesso di prudenza. Ma perché se lo studio medico sta aperto, loro ormai sono quasi equiparati dal punto di vista igienico-sanitario a uno studio medico, devono stare aperti anche loro, lavorano per appuntamento, una sola persona per volta, distanziamento, mascherina, tutto quello che deve essere fatto, ok. O il governo va a fare aumenti i controlli dicendo ok, vai a prendere i banditi, nel senso che se qualcuno non segue queste regole è giusto che venga stangato, venga escluso. Ma la gran parte ha osservato dall'inizio, si è messa a posto dall'inizio. Facebook, faccio l'esempio, è pieno delle fotografie delle loro attività e sono cambiate, non sono, mettiamoci in favore di sono più quelle di prima, si vede evidente l'investimento che è stato fatto. Oltretutto, Paolillo, noi stiamo assistendo, lo dicevo poc'anzi, ad un clima di esasperazione legittima. Noi condanniamo la violenza, però la gente davvero non ce la fa più, la misura è colma e poi si assiste purtroppo a gesti, ad atti di disperazione. Anche qui questa è una bomba sociale. Ma gli atti di disperazione
poi sono soggettivi, no? Poi ci sono anche i caratteri delle persone, c'è chi la riesce a vivere, ci sono anche persone che si sono tolte la vita nel silenzio, senza protestare. Noi manco lo sappiamo. Il problema è molto semplice, il prefetto in questo momento, che è il loro rappresentante del governo sul territorio, prenda atto di quello che sta accadendo, ci chiami, noi gli porteremo un documento e trasmessa questo documento al governo. Il governo deve assumersi le proprie responsabilità, deve immediatamente prendere i loro codicisti e metterli nell'allegato 24, farli riaprire, perché se la Puglia sta ancora in zona rossa, perché alla fine stamattina stiamo sentendo che la Puglia comunque rimane in zona rossa, non è colpa loro, perché loro stavano chiusi. Avete chiuso le attività sbagliate, avete chiuso le attività sbagliate. Questo è il messaggio forte che viene dato al prefetto, la massima civiltà, massimo rispetto per sua eccellenza il prefetto, ma sua eccellenza il prefetto deve intervenire e deve far sentire la voce degli imprenditori. Lui ha il dovere di intervenire presso le autorità sue, cioè il governo, e portare queste istanze. Questo possiamo fare. Perché ricordiamo che il prefetto è la massima autorità del governo dello Stato in una città. Ed è anche una persona molto in gamba e brava, e quindi noi abbiamo fiducia, confidiamo. Ovviamente questa è la voce di Taranto. Ci auguriamo che l'Italia possa riempirsi ancora di più voci in modo da essere più forti. Di più piazze che vogliono lavorare e non vivere di parassitismo. Se volete il coordinamento. Poi attenzione, perché poi la gente, se non riesce ad ottenere neanche tramite le proprie associazioni, poi fa per conto proprio. E ci possono esserci e possono esserci gesti inconsulti. La responsabilità poi è del governo, che non ascolta. Che arriva a costringere. A babbo morto. Che arriva e costringe queste persone così. Grazie Paolillo. Bene, che dire, l'esasperazione è tanta, comprendiamo l'amarezza, la disperazione, si chiedono risposte, nulla di più, risposte che non ci sono, in un silenzio davvero assordante delle istituzioni. Le istituzioni stanno per dare risposte, e le risposte non ci sono. Ci auguriamo che il prefetto, conoscendo la sua serietà, come dire, funga da amplificatore, da tramite, come è giusto che sia, con il governo, proprio per dare risposte e per evitare fenomeni davvero di implosione e di esplosione sociale. Bene, vediamo se ci sono altri rappresentanti. Una folla davvero copiosa, abbondante di rappresentanti di Confartigianato, che vedete con i loro fischietti, con le loro voci, vogliono, come dire, sensibilizzare le coscienze. E vedete, qui c'è, qui di fronte a noi, il palazzo del governo, la prefettura, da cui si aspettano risposte. Taranto è una bomba sociale, Taranto vive il dramma della questione ex Ilva, ma non c'è solo quello. Lo ripeto, non capiamo perché con ArcelorMittal ci sia la linea morbida, eppure i contagi all'interno della fabbrica ci sono, invece per altre attività rispetto alle quali, a causa delle quali contagi non ce ne sono, stranamente si usa il pugno duro. Evidentemente vale la logica dei figli e dei figliastri, lo ripeto, di farsi forti con i deboli e deboli con i forti. Vediamo se ci sono altri rappresentanti, perché l'esasperazione è tanta, e devo dire c'è stata una bella risposta in presa diretta. In presa diretta, il diritto sacrosanto a voler vivere, a voler manifestare, ecco, dei fischietti che vogliono sensibilizzare le coscienze. Certo, non si può rimanere 2 mesi chiusi senza portare niente a casa, come viviamo noi. Cioè, ci hanno chiuso senza, penso che abbiamo tutte le precauzioni dovute. Ognuno di noi lavora cliente uno a uno, non abbiamo né assembramenti né confusione, usando il massimo. È la stessa storia di un anno fa, marzo 2020, marzo 2020, anzi è peggiorata la situazione, è peggiorata. Anzi, dopo un anno qualcosa si sarebbe dovuto vedere, nulla, assolutamente nulla. Il problema è che il governo deve ascoltare
il grido di dolore di queste attività. Tutta questa gente ha famiglia alle spalle e ha sulle spalle la famiglia dei propri collaboratori. Ricordiamo che la cassa integrazione di queste imprese, i dipendenti di queste imprese prendono 4 soldi di cassa integrazione. È un peccato non farli lavorare perché non c'è motivo. Non c'è motivo. Hanno messo a posto i loro istituti di estetica, i loro saloni di parrucchiere, li hanno adeguati ai protocolli di sicurezza, sono equiparati agli studi medici ormai. Mi si dice, no, hanno fatto chiudere estetisti e parrucchieri, ma chi controlla chi lavora in casa o va in casa della gente che a fine giornata si ritrovano un bel guadagno pulito ed esentasse? E noi regolari dobbiamo fare i prestigiatori per arrivare a far quadrare tutto. Io non ho saputo dare una risposta a questa gente che me l'ha chiesta. C'è anche, e quindi questa nota simpatica, c'è anche chi mi ha detto, guarda, io cerco di vedere il lato positivo di questa situazione, no? Tutti i giorni vado al locale e cerco di ristrutturarlo a modo mio, per renderlo più accogliente. Questo è anche un fatto psicologico che vi sto aiutando. Quindi non abbandonate il vostro locale, andateci, vedete, so che aprendo la serranda trovate la bolletta sotto la serranda, perché me l'avete anche pubblicato, me l'avete fatto vedere. Questo è il problema, i costi non si sono fermati, hanno fermato la nostra attività. C'è chi mi ha detto che è tremendamente preoccupato perché non sapere nulla su quando si potrà riaprire rende molto complicata la programmazione del lavoro con i vari appuntamenti. Questi sono i problemi. Come mai prima in zona rossa eravamo considerati un servizio essenziale e quindi ci hanno fatto stare aperti e adesso non più? Non ho saputo dare una risposta, ce la deve dare il governo questa risposta. C'è chi mi ha detto che i clienti chiamano dicendo mi vieni a casa a fare i capelli, a fare i trattamenti? E quando gli rispondo no, perché si vuol fare le cose in regola, tremo, perché so che c'è una grande possibilità di perdere quel cliente, perché quel cliente, pur di stare in ordine, si rivolgerà a quelli a nero. E quelli a nero stanno godendo di questa situazione, incontrollati. Qualcuno mi ha detto, noi stiamo chiusi e perdiamo un sacco di soldi, mentre gli abusivi diventano sempre più forti. Com'è possibile tollerare ancora il fatto che questa gente trova in commercio e quindi possa acquistare ogni tipo di prodotto di carattere prettamente professionale, che gli consente di fare di tutto? Io non lo sapevo, ma mi ha detto che pure a casa si può fare pure il colore adesso. È pazzesco! C'è da tener conto anche della valutazione dell'aspetto psicologico da non sottovalutare. La cura della persona è importante per tutti, anche per le persone anziane che da sole non riescono neppure a lavarsi i capelli. Non prendersi cura di sé accentua la depressione e tutti i problemi ad essa collegati, perché voi facevate anche questo lavoro, fate questo lavoro. Voi siete essenziali per questo, aiutate la gente a essere bella fuori e dentro. Guardate che io non sono un importante, sono uno che lavora in confartigianato tranquillamente, vi sto solo dicendo quello che tutti i giorni ci dite. Poi c'è il grido di dolore delle estetiste. Questa chiusura cade in uno dei momenti migliori dell'anno per noi, quando partono anche diversi trattamenti per il corpo e per il viso. Come possiamo recuperare questo tempo? Non lo so, non lo so, salta l'anno. È evidente che da tutte queste domande parte il disagio della categoria, ma deve uscire forte il grido della categoria. Ragazzi, prendete il fischietto e fate casino, perché il prefetto ci deve sentire, forse ci chiamerà sopra, me lo auguro, gli consegneremo le nostre istanze, ma deve trasmettere al governo il nostro disagio. So che lo farà,
Per favore, dateci una mano! E allora, come Confartigianato, avete chiesto un incontro al prefetto. Il prefetto, per esigenze ovviamente pandemiche, ha potuto ricevere solo una persona e Fabio Paolillo, in qualità di segretario provinciale, ha rappresentato appunto qui la gente, gli operatori commerciali presenti. Com'è andato questo incontro? Cosa è emerso? Allora, in verità, il prefetto è impegnato tuttora in una videoconferenza con il ministero, però ci ha fatto ricevere dal viceprefetto Vicario, la dottoressa Ruocco, che ha ascoltato le nostre istanze, abbiamo portato il documento, abbiamo fatto un'ottima conversazione, abbiamo portato all'attenzione insomma, della prefettura. Quello che è accaduto qui stamattina, le istanze, soprattutto i perché ci si è ridotti a questo. Perché da un lato non si vuole risolvere il problema del lavoro nero, che basta farlo, l'abbiamo anche detto, facendo qualche esempio, cioè è sufficiente che sui giornali appaiono 4-5 casi di gente che viene pizzicata, di questi furboni che vengono pizzicati, vengono sanzionati anche le signore Marie che accolgono in casa queste persone e vedi che secondo me già andremo a notare un'inversione di tendenza. Come le è parso in questo caso il viceprefetto? Perché voi avete chiesto di fare, come dire, di svolgere una funzione di tramite, no? Di raccordo con il governo. Assolutamente sì, poi sono persone insomma, che conosciamo già, non solo per la loro intelligenza e capacità, ma anche per la loro sensibilità. Siamo certi che il prefetto di Taranto, conoscendolo, si farà carico di questo. Abbiamo chiesto di convocare un attimino tutte le autorità di controllo presenti sul territorio per agire e pubblicare i risultati, perché questi esempi sono importanti per far capire a questa gente che paga le tasse che c'è uno Stato che controlla chi non le paga. È facile. Termina qui il nostro speciale. Abbiamo cercato di raccogliere un po' la voce, non dico di tutti, ma quasi tutti i rappresentanti di Confartigianato Taranto. È un grido di rabbia, è un grido di dolore. Sono vicino come persona, come uomo, come giornalista, come editore di una realtà terribile. Dalla parte di chi soffre e dalla parte di chi vuole lavorare onestamente, sempre e comunque.